era il sogno un po' della mia vita, poter entrare in questa società, nella società di calcio della mia città, perché ormai Padova da 30 anni è la mia città, è sempre stato il mio sogno. Sono riuscito finalmente ad avere questa opportunità e spero di non deludere le attese. Come si suol dire, ho firmato in bianco. L'unico problema grosso che ho riscontrato in questi primi giorni è che purtroppo, essendo appena stato ingaggiato e non avendo la minima conoscenza dei calciatori che hanno vestito la casacca del Padova in quest'ultima stagione, faccio fatica ad aiutare chi ha dovuto riconfermare o meno i ragazzi, perché purtroppo io non li conosco. Mi sono dovuto affidare le scelte che sono state fatte dai dirigenti che sono qui da anni e anche scelti da Giorgio Molon, del quale ho una profonda stima, mi sono affidato a quello che hanno scelto loro. Vedrò quest'anno di mettere del mio. Diciamo che, a differenza degli altri anni, quello che ho voluto mettere subito dentro nello staff del Calcio Padova è stata una figura dell'ex calciatore, ma non perché io sono un ex calciatore o non perché non mi fidi di uno che non ha giocato, ma perché credo che possa dare quel qualcosa in più nello spogliatoio e nella visione globale della partita, in certe situazioni, avendola vissuta la stessa situazione in altri anni, ma da quando giocava, io credo che un qualcosina in più sia in grado di darlo. È chiaro che questo ex calciatore, o questi, perché ne abbiamo presi tre, devono essere preparati, perché non sta scritto da nessuna parte che un ex calciatore sia più bravo di uno che non ha mai giocato a calcio. Ci sono ex calciatori bravi e gente che non ha giocato che è altrettanto brava. Diciamo che quelli che ho scelto spero che siano bravi, o meglio, so che sono bravi, però spero che lo siano effettivamente e che mi diano quel qualcosina in più. Nella Beretti abbiamo preso Matteo Centurioni, che è stato un ex calciatore che ha mosso i primi passi a Venezia insieme a me e poi ha fatto una bellissima carriera a livello di allenatore, ha cominciato a Novara nei ragazzini, poi è andato a Udine, poi è andato a Venezia e adesso affronta questa avventura qua. Poi nell'Under 17 c'è un gradito ritorno anche per lui, abbiamo preso Lele Pellizzaro, che ha una grande esperienza, anche se a livello, prima qua a Padova, poi a livello provinciale, e poi un altro gradito ritorno è quello di Claudio Ottoni, che ha fatto parecchi anni qui a Padova, prima come giocatore e capitano, e poi come allenatore, prima del settore giovanili, poi come secondo di Olivieri, e poi ha fatto una sua carriera come allenatore. Adesso mi ha chiesto la disponibilità di ritornare nei ragazzi della sua città e io, ritenendo una persona molto valida, gli ho dato questa possibilità. Farà l'Under 15. Tra l'altro abbiamo un gruppo di ragazzi, mi dicono che abbiamo un gruppo di ragazzi molto molto bravi e preparati, e proprio per questo ho dato in mano a lui e anche a Lele Pellizzaro, non che la Beretti non siano preparati, ma sono più grandi, dico, come ragazzi ancora da poter formare, a due persone come Claudio e Lele, che sicuramente potranno darmi una grossa mano e dare una grossa mano ai ragazzi. Mi piacerebbe tanto che i genitori, perché purtroppo questo è un male che c'è in tutti i settori giovanili, ma è portato dal troppo amore che hanno verso i propri figli e i propri nipoti, che
si lasciano andare un po' troppo a esternazioni poco felici e che magari dovrebbero limitarsi. Spero di trovare dei genitori, dei nonni, degli zii che si limitano a fare i tifosi. Ecco. Il mio obiettivo, e qua ci siamo sposati un po' con gli obiettivi della società, non è tanto quello di vincere uno scudetto, di vincere un campionato. È una cosa che fa piacere, ma io credo che faccia molto, ma molto più piacere riuscire a portare un ragazzo o due ragazzi a calcare questo campo che abbiamo qua, cioè quello della prima squadra. È chiaro che le cose vanno un po' in simbiosi, perché se uno o due vanno bene, vuol dire che anche le loro squadre vanno bene e di conseguenza vengono, diciamo così, esaltate le qualità di uno se c'è una squadra dietro, e se c'è una squadra dietro vuol dire che si ottengono anche i risultati. Diciamo che è un po' una logica conseguenza, però noi, ti faccio un esempio, se un ragazzo nell'under 15 sta andando benissimo, è nostro interesse mandarlo in un under 17, magari a discapito dell'under 15, che magari non ottiene dei risultati che sulla carta potrebbe prendere, però è giusto che noi lo valutiamo con persone più, con ragazzi più grandi, per vedere se ha effettivamente la stoffa del campione o quantomeno del giocatore. Ma già quest'anno un paio di ragazzi andranno in ritiro con la prima squadra, verranno valutati dall'allenatore, dallo staff della prima squadra, e dopodiché, se li riterranno all'altezza della situazione, bene, altrimenti li manderemo a maturare in categoria, in Serie B, in Eccellenza. Adesso vedremo le opportunità che ci sono, ma a maggior ragione l'anno prossimo, con un altro anno di esperienza, ci sarà sicuramente la possibilità. Poi non è mica detto che faremo la Beretti l'anno prossimo, chi lo sa. Il mio sogno, te l'ho detto prima, il mio sogno è quello di dare visibilità a un ragazzo o due ogni anno e vederli arrivare. Questo è il mio sogno, perché io ce l'ho fatta, e per me sarebbe la più grande soddisfazione poter dare la possibilità in 3-4 anni a 3-4-5 ragazzi di poter calcare i campi professionistici. Questo sarebbe il mio obiettivo e anche il mio sogno.